Dalle maschere alle mascherine, ma il carnevale di Fano non molla. L'emergenza sanitaria ha costretto la principale kermesse fanese a reinventarsi. Così, ecco che da giovedì 11 a martedì 16 febbraio andranno in scena tanti appuntamenti a sfondo dantesco e tutti rigorosamente in streaming. Anche in questo anno particolare il carnevale di Fano non si arrende. Assolutamente no, non si è arreso dal 1347 ad oggi, non si arrenderà quest'anno. Ovviamente in maniera diversa, la tecnologia ci viene incontro in questo senso, quindi ci sarà una settimana grassa infernale, come l'abbiamo sottolineata, una settimana grassa in streaming, tutte le sere alle 21 sulle piattaforme del Carnevale di Fano e del Comune di Fano, con eventi che racconteranno il carnevale su Dante. Quest'anno il tema appunto è Dante nel settecentenario della sua morte, e quindi racconteremo Dante in qualche modo dissacrandolo, racconteremo quel Dante meno conosciuto che non crediate è anche comico in alcuni suoi momenti. Gli eventi avranno come luogo di attuazione il piazzale della Fabbrica del Carnevale, illuminata a festa, dove il giovedì grasso il sindaco cederà il potere al sindaco del Carnevale, che quest'anno appunto è Dante Alighieri, e dopodiché Dante raccoglierà il suo consiglio, i suoi consiglieri, e farà una sorta di spettacolo che è stato scritto in versi, uno spettacolo comico scritto in versi proprio per il Carnevale di Fano. Quindi farà il suo consiglio comunale con i suoi assessori, ma insomma raccontandolo in maniera molto divertente. Tanto per citare un assessore, Caronte, assessore alla viabilità, e qui dico tutto. Dopodiché Dante andrà, il sindaco del Carnevale andrà a governare Fano per tutta la settimana, dove troverà al Teatro della Fortuna di Fano un bellissimo concerto realizzato dalla Fondazione Teatro della Fortuna e dall'Orchestra Sinfonica Rossini, un DJ set sempre al Teatro della Fortuna del grande DJ Giotti Vannelli, e ci saranno altri eventi come da Gradara, dalla stanza di Paolo e Francesca, un racconto del quinto canto dell'Inferno tradotto in dialetto fanese. E poi chiuderemo il martedì grasso con invece un evento più evocativo, più emozionale, sempre dal piazzale della Fabbrica del Carnevale, dove un'associazione fanese che si chiama Un Umanesimo Artificiale ha dato agli algoritmi di intelligenza artificiale l'inferno dantesco, e gli algoritmi hanno prodotto un testo assurdo, ma si capisce che è l'inferno di Dante, e delle immagini surreali che evocheranno l'inferno dantesco. Poi Carlo Simoni, il grande attore di nascita fanese, ci reciterà il primo canto dell'Inferno, e chiuderemo con la riconsegna dei poteri al sindaco Massimo Seri e poi il rogo del pupo. Dal Natale al Carnevale, grazie allo streaming, Fano mantiene vive le sue tradizioni. Sì, e soprattutto Fano è città del Carnevale, quindi ovviamente era importantissimo per noi in questo momento, arrivando nella settimana grassa, a fare emergere questo carattere, questa identità. Per questo devo ringraziare veramente tanto l'ente carnevalesca, che sta lavorando a fondo in questo periodo così difficile, devo dire in una collaborazione aperta con tutti mondi culturali cittadini. Continuiamo a far lavorare in un qualche modo le maestranze, la città sarà allestita, ad esempio nelle piazze ci saranno degli allestimenti con materiale prodotto appunto dai maestri carristi, che arrivano anche dai vecchi carri, quindi coloro che vorranno venire nella città di Fano troveranno una città allestita per l'appunto, e magari l'occasione anche per fare degli acquisti nella nostra città. Una settimana in streaming ci aiuta a mantenere l'attenzione su questo tema, ma ovviamente non ci accontentiamo, perché vogliamo tornare al carnevale come lo conosciamo, e quindi stiamo pensando ad una forma che possa avvicinarsi le persone nel periodo estivo, ovviamente con la speranza che ci siano le condizioni, perché anche per noi rimane la prerogativa principale di creare tutto in sicurezza in questo momento così difficile.